Buongiorno a tutti, siamo ancora una volta con Renzo Altoe Garbelotto, amministratore delegato del parcheggio Garbelotto e da pochi giorni alla guida del gruppo Pavimenti di Edilegno, un'associazione di Federlegno Arredo. È una donna solare, una donna energica, che non ha mai avuto paura di confrontarsi con un mondo di uomini. E a lei volevo chiedere un parere a caldo a inizio mandato. Intanto buongiorno e bentrovata Renza. Grazie, grazie Federica, buongiorno a te, buongiorno, grazie. Ecco, io volevo chiederti se questa candidatura te la sei cercata oppure se è stata inaspettata, e quali sono state, se ne hai avute, le perplessità e quali le tue emozioni così a caldo? Guarda, assolutamente non l'ho cercata, è stata del tutto inaspettata, anche perché io da un po' d'anni ero uscita da Federlegno. Sì, E avevo sì. continuato la mia attività associativa essendo consigliere ad Esindustria Veneto Centro. Per cui questa candidatura assolutamente non pensavo assolutamente che potesse succedere. E un giorno ho ricevuto una telefonata da Andrea Margheritelli, il quale mi ha veramente stupito perché mi ha chiesto, mi ha detto: Renzi, io sono alla fine del mio mandato, guarda che qui. Non solo io, ma tutti i nostri associati stanno facendo il tuo nome a gran voce. Questa cosa, credimi, mi ha proprio scioccata perché non avevo piacevolmente sorpresa, però anche emotivamente scossa, perché è una cosa che fa molto piacere. E mi sono presa un po' di tempo, gli ho detto: guarda, Andrea, ti ringrazio tantissimo. Lasciami un po' di tempo che mi confronto anche con la mia famiglia e così mi sono preso un po' del tempo per riflettere. E E poi hai dopo? capito. E dopo, niente, guarda, fortunatamente, diciamo subito la mia famiglia mi ha appoggiato, mi ha sostenuto, anzi orgogliosa di quello che stava succedendo. Mi ha detto: Renza, vai avanti. Questo sì, sappiamo tutti che è un mondo di uomini, ma comunque io è da... Ed ho fatto questa riflessione, ho detto: da quando ho iniziato a lavorare con mio marito qua alla Garbellotto, perché stiamo parlando di una vita proprio fa, mi sono incontrata e ho vissuto questo mondo, che magari una volta era fo forse più prettamente maschile, ma adesso è anche tanto femminile. La sfida, io sono una donna delle sfide, non ho paura del lavoro, anzi mi piace moltissimo il mio lavoro, sono legatissima, io lo faccio con passione, con tenacia, non... Ecco, e per tutte queste particolarità che ho e anche l'esperienza, ho detto: perché non fare qualcosa anche per il bene civile? E questa è stata anche una molla e anche per una crescita mia personale come persona che mi ha fatto decidere e accettare questa bellissima opportunità che mi è stata data. Ti fa onore questo. E parlavi della tua esperienza professionale, cosa hai portato della tua esperienza al gruppo? Cosa pensi di portare meglio della tua esperienza al gruppo? E quali pensi, anche se magari è presto, però magari qualche idea ce l'hai già, quali pensi possano essere i punti sui quali lavorare, soprattutto in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo, insomma? Beh, guarda, le prime cose che ho parlato anche con Andrea Margheritelli, io gli ho chiesto: Andrea resta comunque al mio fianco perché tu hai iniziato, hai fatto un lavoro importantissimo all'interno di Federlegno, che è stato il focus on perché, Certo. che è un lavoro che si è coinvolto tantissime aziende, anch'io ho partecipato pur non essendo all'interno di Federlegno e fortunatamente l'ha portato quasi a termine, diciamo a termine, dando uno strumento importante in mano al nostro comparto. Per cui la continuità sicuramente con chi mi ha preceduto è una cosa alla quale io ci tengo tantissimo, il confronto con tutti i miei associati, perché già da settembre io inizierò un confronto diretto con i miei associati, anche perché voglio capire personalmente da loro quali sono, secondo loro, le esigenze e le necessità che ha il comparto nostro in questo momento, anche se io lo so perché Lo dico perso. ho già delle idee mie personali, ma non voglio assolutamente che restino mie, voglio condividerle con i miei associati perché l'interesse deve essere trasversale. Deve essere trasversale e naturalmente deve condividere tutti gli associati. È una cosa alla quale io ci tengo moltissimo che ci sia molto dialogo, infatti una delle mie massime, quelle secondo me
questa missione, questo fare che io dovrò incominciare a settembre sarà focalizzato sulla condivisione, perché per me la prima cosa è la condivisione per una buona crescita. Cose da fare ce ne sono tante, dobbiamo innanzitutto pensare che le nostre aziende devono essere operative per mantenere l'occupazione, perché abbiamo delle grosse responsabilità riguardo ai nostri dipendenti. Sappiamo che non sarà un periodo facile, ma noi siamo lottatori. Abbiamo accettato sfide negli anni, crisi, meno crisi, importazione, non importazione, per cui ne abbiamo superate tante, per cui certamente non sarà il Covid o questo momento a raffreddare i nostri entusiasmi. Adesso ce la metteremo tutta, io lo so che avrò una buona squadra anche al mio fianco, chiederò anche a loro che siano compartecipi e sinceri anche dei miei errori, perché magari ne farò, o delle cose non opportune alle quali magari io cercherò di portare avanti, ma cercherò di condividere ogni focus con loro in modo di lasciare, diciamo, qualcosa di importante in questo viaggio che durerà comunque 4 anni, al mio comparto, ai pavimenti in legno italiani, a questo Made in Italy, è così importante in tutto il mondo, che noi lo dobbiamo enfatizzare, lo dobbiamo tutelare i consumatori sull'acquisto che fanno, sono tante cose da fare, tante cose belle, ma che porteranno sicuramente un aiuto a tutto il comparto, lo spero vivamente. Condivido, per cui condivisione mi sembra di capire, e poi valorizzazione del prodotto e del Made in Italy. E per chiudere, mi sembra d'obbligo chiederti che valore ha per te far parte di un'associazione oggi, soprattutto, insomma. Beh, io sono sempre stata propensa per le associazioni, infatti negli anni ero associata a Federlegno, dopo ho iniziato un cammino, come dicevo prima, in Assindustria Veneto Centro, e anche lì sono consigliere, perché guarda, anche nel momento difficilissimo che abbiamo passato del Covid, quanto importante è stato, guarda, te lo dico sinceramente col cuore, per noi aziende avere un riferimento così importante come l'associazione. Poi va bene, c'è il momento di emergenza, però c'è anche la quotidianità, e tante aziende non associate non sanno che tanti obiettivi sono stati raggiunti proprio perché le associazioni hanno lavorato per arrivare là. Se non abbiamo le associazioni che comunque sono un tramite, che fanno qualcosa per i comparti, certe soddisfazioni, certe anche necessità che le aziende hanno in questo momento qua, non li avremmo raggiunte. Per cui noi abbiamo bisogno delle associazioni, soprattutto di settore, perché abbiamo tanti obiettivi che dobbiamo raggiungere, dobbiamo essere supportati, perché da soli non si va da nessuna parte. Da soli è più difficile. Renzo, ti ringrazio tantissimo, ti faccio davvero i miei migliori auguri perché te lo meriti e sono convinta che farai bene, ti seguiremo e ti appoggeremo. Buona estate e a presto. Grazie, grazie ragazzi, buona estate, buone vacanze, anche se diverse, ma ci vedremo, ci troveremo presto. Grazie dell'opportunità, Federica, che mi hai dato.